parlo in italiano, per favore. Ah, scusa. Finalmente siamo arrivati. Mi sono fermata lontano, così facciamo quattro passi. Vedrai, è un quadro straordinario. Sai che la prima volta che l'ho visto mi sono messa a piangere. Questa luce mi fa venire in mente certi pomeriggi d'autunno a Mosca. Nel parco Gneskushny. Allora, vieni? Non voglio. Io vado avanti, ti aspetto dentro. Ha detto non voglio, per scherzo. Надоели мне все ваши красоты, хуже горькой речи. Не хочу я больше ничего для одного себя только. Никакой вашей красоты. Не могу больше. Хватит. Anche lei desidera un bambino. O vuole la grazia per un averne? Sono qui solo per guardare. Purtroppo, quando c'è qualcuno che è distratto, estraneo all'invocazione, allora non succede nulla. Che cosa deve succedere? Tutto quello che vuoi. Tutto quello che ti serve. Ma come minimo bisogna che ti metti in ginocchio. Non ci riesco. Guarda come fanno loro. Loro ci sono abituati. Loro hanno fede. Sì, forse.
Senta, vorrei fare una domanda. Sì. Secondo lei, perché solo le donne si raccomandano tanto? E lo chiedi a me? Beh, lei ne vede tante di donne qua dentro. Io, fuori sacrestano, non le so queste cose. Però forse se lo sarà chiesto qualche volta. Perché le donne sono più devote degli uomini? Beh, tu dovresti saperlo meglio di me. Perché sono donna. Invece io queste cose non le ho mai capite. Io sono un uomo semplice. Ma secondo me, una donna serve per far dei figli, tirarli su, con pazienza e sacrificio. E non serve a nient'altro, secondo lei? Non lo so. Ho capito, la ringrazio. Lei mi è stato di grande aiuto. Veramente te m'hai chiesto quello che ne pensavo io? So, te vuoi essere felice, ma ci sono cose più importanti. Aspetta. Il dolore di essere madre.
Io te proprio non ti capisco. Mi hai rotto i timpani con la storia della Madonna del Parto. Abbiamo attraversato mezza Italia. Tutta quella strada, la nebbia. Perché non sei entrato neanche in chiesa per vederla? Cosa leggi? Tarkovsky. Sono le poesie di Arseni Tarkovsky. In russo? No, sono tradotte. Abbastanza bene. Buttati subito. E perché? Tra l'altro, chi le ha tradotte è un ottimo poeta. La poesia è impossibile tradurre. Tutta l'arte così. Sulla poesia posso anche essere d'accordo che non si può tradurre. E la musica? La musica, per esempio. Che cos'è? Cosa vuoi dire? È una canzone russa. Va bene, ma come avremmo fatto a conoscere allora Tolstoi? Pushkin. E a capire la Russia, poi. Voi non capite niente della Russia. Allora anche voi non conoscete niente dell'Italia. Se non servono a niente i Dante, i Petrarca, i Machiavelli. Certo. È impossibile per noi, poveracci. E allora come possiamo fare per conoscerci? Bisogna distruggere le frontiere. Quali frontiere? Dello Stato. Buongiorno. Buongiorno. Lo sai che una donna di servizio a Milano ha bruciato la casa dei padroni? Quale casa? La casa dei padroni. Perché? Per nostalgia. Voleva tornarsene in Calabria dai suoi. E così ha bruciato la casa che le impediva questo suo desiderio. Scusa, ma il tuo musicista, Sosnowski, perché hai voluto tornare in Russia se sapeva che ridiventava schiavo? Ma perché non ti vuoi confidare con me, si può sapere? Non capisco. Leggi e capisci. Cos'è? Ah, la lettera che ci era data al Conservatorio di Bologna. Ah, volevo chiederti, mi sai dire se quando Sosnowski è tornato in Russia ha avuto successo? Se era felice? Ha cominciato a bere molto. Dopo si è suicidato. Proprio così. Oh mio Dio. Eccomi. Scusa,
Scusate, stavo ancora dormendo. Scusate. Avete un documento, per favore? Sì. Prego. Un attimo, vado a prendere le chiavi. Non avrei mica portato via le chiavi dell'altro albergo. No, no, sono di casa mia. Ecco qua. Questa è la sua chiave, tenga. Di qua, prego. La migliore stanza che abbiamo. No, signore. Venga, la sua stanza è al piano di sopra. Molto carino questo posto. Adesso è ancora quasi notte, ma anche di giorno sono graziosi. C'è il fiume, il fondo. Molta gente si è affezionata a noi, anche perché questo non ha tante storie d'amore. Ah, sì? Vedrà che lei si troverà bene col suo fidanzato. Non è il mio fidanzato. Io me ne intendo. Lui è triste perché è innamorato. Secondo me ha altri pensieri.
Chiedo di parlare con Mosca. Sono 2 giorni che non parli con tua moglie. No, grazie. Thank you.
ragazzo stupendo. Ci veniva anche Santa Caterina. Questo? E Lulu? Scusi, signorina, ma questo russo che cosa fa? Un poeta. Scrive sull'Italia? Sta scrivendo la biografia di un musicista russo. Zoe. E come mai è venuto qui? Perché il musicista che studiava a Bologna ha frequentato questi bagni un'estate. Quando? Verso la fine del Settecento. Chi era? Tchaikovsky? No, si chiamava Sasnovsky. Aspetta. Deve essere quello che sposò una ragazza di qui. Non credo. Sasnovsky era innamorato di una schiava russa. È morto per colpa di quella. Che fretta c'è? Gli piace l'Italia al suo poeta? Anche troppo. Però, non so. Generale, ma che cos'è quella strana musica che ci fa sentire tutti i giorni? Musica stupenda. 100 volte meglio di Verdi. Per carità, non mi tocchi Verdi. E più conosci le tarie. Altra civiltà, senza lamenti sentimentali. Voce di Dio, della natura. Tu fai finta che loro non ci siano. Vai per la tua strada e basta. Vai. Mi è arrivato in bocca. Muovetevi piano. Che sapore ha? È solto liquido. È per questo che fa bene la pelle. Schifo. Io sto benissimo, sto per addormentarmi. Da 60 ne hanno trovato uno che si era affondato. Non so che ti discorsi, altrimenti mi spavento. In guerra ne ho visti 1000 di soldati morti. Però stai a sentire perché c'è sempre da imparare. Qualsiasi cosa succeda non ti devi mischiare, capito? A proposito, li hai sentiti i loro discorsi, i loro interessi? Tu nella vita devi essere diverso. Ho visto il Moulin Rouge. Lo sai perché loro stanno dentro l'acqua? Vogliono vivere eternamente. Ehi, hey, guarda te un po' qui. Guardali, guardali. Mi si è spento di nuovo il sigaro. Passatemi l'accendino, per favore. Signor generale. Ma perché lo deridono tanto? È quello che qualche anno fa si è chiuso in casa con tutta la famiglia per aspettare la fine del mondo. 7 anni sono rimasti dentro. Dicono che sia stata una crisi religiosa. Balle, è per gelosia. Tutta la vita è stato geloso della moglie. Lei infatti lo ha lasciato ed è scappata con 2 figli a Genova. Ma quale gelosia? Quello è matto e basta. Non si vede occhio nudo. Non è così. È paura. Quella è soltanto paura. Ma di che cosa doveva aver paura lui? Ma di tutto, no? È chiaro. Vi sbagliate. È solo un uomo di grande fede. Troppa fede. Ha tenuto chiusa la sua famiglia 7 anni. Io ho visto quando hanno buttato giù la porta della casa. Il figlio piccolo è scappato fuori come un topo e lui gli correva dietro. Eravamo tutti preoccupati che volesse ucciderlo. Ma quale fede? Guardate, c'è il poeta russo. Signorina, scusi, io non fumo, me la darebbe una sigaretta? Oh, sì, certo, se non fuma.
vero. Grazie. Non dimentichi mai quello che lui ha detto a lei. Chi è lui? E lei? Santa Caterina. Allora, che cosa ha detto Dio a Santa Caterina? Tu sei quella che non è. Io invece colui che sono. Avete sentito? Bravo Domenico! Parla personalmente con Santa Caterina. Stia attento a sfotterlo. Mica è stupido. Altro che stupido. Domenico è laureato. Laureato in che cosa? Non capisco la fede. Che cos'è? Anche in italiano non andiamo tanto bene, eh? Quando sei arrivato in Italia parlavi meglio. E allora, che cos'è fede? Fede vuol dire viera. Ma perché loro dicono, lui pazzo, non è pazzo, lui ha fede. Ce ne sono molti di questi pazzi qui in Italia. Hanno aperto i manicomi, ma molti familiari non li rivogliono in casa. E diversi devono tornare a rinchiudersi. Non si sa che cos'è follia. Loro ci disturbano, sono scomodi. Noi non valiamo capirli. Loro sono molto soli. Ma di sicuro sono più vicina alla verità. Dicono che adesso gli è venuta un'altra fissazione. Ah sì? Quale? Ma pare che lui debba entrare nella piscina con una candela accesa. Non si capisce perché. Naturalmente tutti pensano che voglia affogarsi. E allora lo buttano fuori. Insomma, lo salvano. Io non ci credo. Chiedilo a loro. È possibile invitarlo a pranzo con noi? Quando? Subito. Adesso? Ma lo sai che ore sono? Che ore? Saranno le 7 del mattino. Cosa? Mattina? No. Senta! Quell'uomo con le scarpe bagnate viene spesso? Chi, Domenico? Ah, sì. Giù. Dipende, qualche volta viene, qualche volta no. E dove vive? Sopra Bagno Vignoni. Sulla piazza, vicino alla chiesetta. Perché ride? Andrei? Fermati. Perché? Sei così bella. Con queste luci. Arrivi, arrivi. Dici? Sai, mi sembra di cominciare a capire. Che cosa? Perché pensi che ha chiuso la sua famiglia per 7 anni? Ma che ne so?
Ecco, è quello là. Arrivederci. Grazie. Buongiorno. 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 Guardi, qui con me c'è uno scrittore russo. È famoso. La mia vita è normale. Non c'è niente di interessante per uno scrittore russo. È vero, ma ci avevano detto che lei ha fatto una bella esperienza. Sì, sì. L'ho letto anch'io sui giornali. Perché non ne parla un po' con lui? Non ne vale la pena. Può darsi, ma questo signore viene da Mosca. Per me? Viene da lontano. Cosa ha detto? Non gli va di parlare. Andiamo. Come andiamo? Proviamo ancora una volta, è molto importante. Senta, scusi. Senta, ma non si può fermare un momento. Vada, vada. Ma tu guarda. No. Dove vai? Che succede? L'hai offeso? Sei tu che offendi me, non io lui. È pazzo, capisci? Non dipende da me se questo parla o non parla. Mi dispiace, ma io me ne vado. Se ci tieni tanto, provaci tu. Un po' di italiano lo sai. Se non ti piace come lavoro, dimmelo chiaro e tondo. Però ti assicuro che io non solo traduco bene, ma miglioro anche quello che dice la gente che si serve di me. Io torno a Roma. Per quanto mi riguarda, il viaggio è finito. Va bene. Scusa, io penso di sapere perché tu fai questo. Cosa? La bicicletta? No, no. Prima, con tua famiglia. Sono stanco.
Ma dove sei? Vieni avanti. Allora, hai sentito? È Beethoven. Una goccia, più una goccia, fanno una goccia più grande, non due. Posso? Fuma, fuma. Anch'io quando non so più che dire, mi faccio dare una sigaretta. Però non ho mai imparato a fumare. È troppo difficile. Bisogna imparare a non fumare, a fare delle cose importanti. Che cosa?
Lo bevi il vino? Bisogna avere delle idee più grandi. Cosa? Prima ero egoista. Volevo salvare la mia famiglia. Bisogna salvare tutti. Il mondo. Come? È molto semplice. Vedi la candela? Va bene. Perché tu dici va bene? Aspetta. Mi fai confondere. Bisogna attraversare l'acqua con la candela accesa. Quale acqua? L'acqua calda. La piscina di Santa Caterina. Vicino all'albergo. Quella che fuma. Va bene. Quando? Subito. Per me non è possibile. Non voglio. Come accendo la candela, capisci? E vado in acqua. Mi tirano fuori. Mi buttano fuori. E gridano. Tu sei pazzo. Capisci? Va bene. Va bene. Va male. Aiutami. Aiutami. Va bene. Va bene, certo. Dov'è?
lei il russo che deve andare a bagno Vignoni? Del taxi. È tardi. Devo andare. Grazie. Scusa, ma perché proprio io? Quei figli? Sì, due, figlio grande e anche uomo più piccolo. E tua moglie? Bella? Conosce la Madonna del Parto? Piero della Francesca. E così, ma tutta più nera. Tu vai con la candela. Anche noi a Roma stiamo preparando qualcosa di grande, di enorme. Zoe. Zoe. Dove sei? Zoe. Perché non rispondi? Ah. Zoe, lo sai che ho paura a stare solo? Non lo so a cosa stai pensando, ma ora basta, basta. Non si deve pensare sempre alla stessa cosa. Ma che volete? Papà, è questa la fine del mondo?
indietro. State indietro. Guarda, mi fanno uscire. Io lo sapevo da tanti anni che in quella casa c'era qualcuno. Mi ascoltavo di nascosto. L'acqua del mio bagno era finita. Spero che non mi ucciderai per questo. Pensavo che tu già partita. No, sono ancora qua. Meglio? Dalla tua faccia non direi. Guarda cosa mi ha dato. Chi? Domenico. Perché hai paura di tutto? Sei pieno di complessi. Non sei libero. Sembra che abbiate tutti voglia di libertà. Parlate di libertà. Ma io vi dico che se vi danno più libertà, non sapete che cosa farvene. Non la conoscete. Paese. Sì, è l'aria che si respira qui. Perché io a Mosca ho fatto incontri stupendi con uomini straordinari. Non si può sapere cosa volete da me. Volete queste? Ecco. Tu no, si capisce. Perché tu sei una specie di santo. Ti interessi di madonne. No. Tu sei diverso. Uno che si faceva passare da intellettuale ha cercato di tenermi chiusa in casa. Ma è possibile che io non faccia più un incontro giusto? No, non parlo di te. Tu sei il peggiore di tutti. Ma io ti giuro che vado avanti. Io lo trovo l'uomo giusto per me. Anzi, l'ho trovato. Mi sta aspettando a Roma. Tra l'altro vesti malissimo. Sei pieno di noia fino alle scarpe. Lo sai che cos'è un noioso? Te lo dico io. Uno che preferisce andarci a letto, piuttosto che spiegargli perché non ti va. Ma che dici, Eugenia? Lo capisci, no? Capisci che io mi sono trovata nella situazione più mortificante. Io vorrei dormire 10 giorni e cancellarti dalla testa. Magari non c'è niente da cancellare perché non esiste. Il problema è soltanto mio. Io non so perché mi piacciono gli imbecilli, intendo. Sì, insomma, gli uomini senza fascino vero, perché... Perché ricordati, io posso sembrare giovane. E io me lo intendo di fascino. Via, via, per carità. Sai... Quando ti ho conosciuto? Nella stessa notte.
sognato un verme morbido, tutto pieno di zampe, che mi è caduto sulla testa. E mi ha punto fra i capelli, era qualcosa di velenoso. Io cercavo di sbattere la testa da tutte le parti, fin tanto che la bestiaccia è cascata a terra. Io cercavo di schiacciarla prima che arrivasse sotto l'armadio, ma era inutile perché colpivo sempre vicino e non riuscivo mai, non riuscivo a schiacciarla. E da quella notte mi tocco sempre i capelli. Meno male che non c'è stato niente di più intimo tra di noi. Solo a pensarlo mi viene da rigettare. Vai pure da tua moglie, corri! Che tra l'altro stavi per tradire. Sei un porco come tutti gli altri, anzi peggio. E io sto? Ipocrita. Andiamo a sentire la musica. Dio mio, è saltato fuori anche il generale con la musica cinese. Ma non ce la farete mai a mandarmi via prima di voi. Molto caro Piotr Nikolaevich, sono 2 anni che sono in Italia, importantissimi in tutti i sensi, sia per la mia professione di musicista, sia per la vita di tutti i giorni. Stanotte ho fatto un sogno angoscioso. Sembrava che dovessi preparare una grande opera da rappresentare nel teatro personale del mio signor Conte. Il primo atto si svolgeva in un grande parco cosparso di statue, che erano uomini nudi dipinti di bianco, obbligati a restare immobili per lungo tempo. Anch'io stavo recitando la parte di una di queste statue e sapevo che se mi fossi mosso ci sarebbero state delle gravissime punizioni, perché c'era il nostro proprietario e signore che ci stava osservando personalmente. Sentivo il freddo che saliva dai piedi che poggiavano sul marmo gelido del piedistallo, mentre le foglie autunnali si posavano sul braccio sollevato dal corpo. Eppure non mi muovevo.
mondo però ormai sfinito. Sentivo che stavo per cedere. Mi sono svegliato. Ero pieno di paura, perché ho capito che non era un sogno, ma la mia realtà. Potrei tentare di non tornare in Russia, ma questo pensiero mi uccide, perché non è possibile che io non possa rivedere mai più nella vita il paese dove sono nato, le betulle, l'aria dell'infanzia. Un caro saluto dal tuo povero amico abbandonato, Pavel Sasnovsky. Thank you.
себе в бреду, как под дуду. Жарко мне стало, расстегнул я ворот, лед тут затрубили трубы, свет повесил. Дай утунем. Вот. Мать над мостовой летит, рукою манит. И улетела. Ну, теперь не снится, как будто белая больница по городу. Я в детстве заболел. Надо же отца повидать. У меня там в шкафу пиджак 3 года уже висит. Приеду в Москву, сразу одену. Никуда не хожу, никого не вижу. Ты чего здесь? Испугалась. Ну, поводиме. Ио, де вовер поводите. Пробабрито с пара бола. Тука пиши, ке не тали тук ти с пара, но. E poi troppe scarpe. Queste scarpe italiane. Tremendo. Tutti le comprano. Perché? Queste scarpe 10 anni. Capisci? Non è importante. Va bene. Bene. Tu conosci grandi storie d'amore, classico. Niente baci. Niente baci. Niente di niente. Purissimi. Ecco perché è grande. I sentimenti non espressi, non si dimenticano. Qui come in Russia. Non so perché. Non so. Sai. Io italiano è male. Tu sai. Есть одна история. Один человек спасает другого из огромной глубокой луны, понимаешь? Спасает с риском для собственной жизни. Ну вот они лежат у края этой глубокой лужи, тяжело дышит, устали. Наконец, спасенный спрашивает, ты что? Как что? Я тебя спас. Дурак! Я там живу. Я там живу. Обидел, Саша.
Come ti chiami? Angela. Angela. Bravo. Sei contenta? Di che cosa? Della vita. Della vita, sì. Brava. Si oscura la vista. La mia forza sono due occulti dardi adamantini. Si confonde l'udito per il tuono lontano della casa paterna che respira. Dei duri muscoli i gangli si infiacchiscono come bovi canuti all'aratura e non più quando è notte. Alle mie spalle splendono due ali. Nella festa, candela, mi sono consumato. All'alba raccogliete la mia disciolta cera e lì leggete chi piangere, di cosa andar superbi, come, donando l'ultima porzione di letizia, morire in levità e al riparo d'un tetto di fortuna, accendersi posto come una parola. А почему я должен об этом думать? Мало мне своих забот. Боже мой, зачем? Зачем я это сделал? Это же мои дети, моя семья, моя кровь. Как же я мог? Годами не видеть солнца, бояться дневного света. Зачем это? Зачем эта беда?
Lo vedi come chiede. Perché non gli dici qualcosa? Te l'immagini che cosa succederebbe se sentisse la mia voce? Fagli sentire la tua presenza. Io la faccio sentire sempre. È lui che non se ne accorge. Adesso vado a prendere la macchina e tra una decina di minuti passo dall'albergo. Va bene. Signor Gorciakov? Sì? C'è una chiamata per lei. Per me? Sì. Aspetti un momento, per favore. Nella hall. Grazie. Pronto? Pronto? Sono Eugenia. Come va? Bene. Molto bene. Indovina perché ti ho chiamato. Forse perché... No. Senti, qui c'è il tuo Domenico, quel pazzo di Bagnolignoni. Scusa, dimenticavo, lo so che non è pazzo. L'ho detto per farti capire. Comunque è qui a Roma per una manifestazione. Fanno cose strane. Sono 3 giorni che Domenico parla. Sembra Fidel Castro. Perché non vieni a salutarlo? Porto. Quando? Subito. Domenico ha domandato tante volte di te. Mi ha chiesto se hai fatto quello che dovevi fare. Certo, ce l'ho fatto. Allora vado a dirglielo subito, perché aspetta questa notizia. Grazie. Sono contenta che ci siamo salutati. Ah, parto anch'io, sai, con Vittorio. Non abbiamo ancora deciso, ma probabilmente andiamo in India. Vittorio è il mio uomo. Lui si interessa di problemi spirituali. Appartiene a un'illustre famiglia di Orvieto. Bene, Eugenia. Ti faccio tanti auguri. Anche a te. E salutami Mosca. Ma come stai di salute?
Il cuore? Tutto bene? Non lo so. Non ce la faccio più. Mi dà noia tutto. Voglio tornare a casa. Ciao, Vittorio. Bisogna cambiare il mio biglietto. Voglio partire fra 2 giorni. È successo qualcosa? No, niente. Niente. Mi può accompagnare a Bagni Vignoni? Quando? Subito. Sì, però dobbiamo avvertire Italia. Va bene, va bene. Aspetto. Sì? D'accordo. Io me lo sentivo che lei oggi non sarebbe partita. Quale antenato parla in me? Io non posso vivere contemporaneamente nella mia testa e nel mio corpo. Per questo non riesco a essere una sola persona. Sono capace di sentirmi un'infinità di cose contemporaneamente. Il male vero del nostro tempo è che non ci sono più i grandi maestri. La strada del nostro cuore è coperta d'ombra. Bisogna ascoltare le voci
che sembrano inutili. Bisogna che nei cervelli occupati dalle lunghe tubature delle fogne, dai muri delle scuole, dall'asfalto e dalle pratiche assistenziali entri il ronzio degli insetti. Bisogna riempire gli orecchi e gli occhi di tutti noi di cose che siano all'inizio di un grande sogno. Qualcuno deve gridare che costruiremo le piramidi, non importa se poi non le costruiremo. Bisogna alimentare il desiderio. Dobbiamo tirare l'anima da tutte le parti, come se fosse un lenzuolo dilatabile all'infinito. Se volete che il mondo vada avanti, dobbiamo tenerci per mano. Ci dobbiamo mescolare i cosiddetti sani e i cosiddetti ammalati. Ehi voi sani, che cosa significa la vostra salute? Tutti gli occhi dell'umanità stanno guardando il burrone dove stiamo tutti precipitando. La libertà non ci serve se voi non avete il coraggio di guardarci in faccia, di mangiare con noi, di bere con noi, di dormire con noi. Sono proprio i cosiddetti sani che hanno portato il mondo sull'orlo della catastrofe. Uomo, ascolta. In te acqua, fuoco e poi la cenere e le ossa dentro la cenere. Le ossa e la cenere. Per favore, aspettami in macchina, lì dietro. Dove sono? Quando non sono nella realtà e neanche nella mia immaginazione.
Faccio un nuovo patto col mondo. Che ci sia il sole di notte. E nevichi d'agosto. Le cose grandi finiscono. Sono quelle piccole che durano. La società deve tornare unita. E non così frammentata. Basterebbe osservare la natura per capire che la vita è semplice e che bisogna tornare al punto di prima, in quel punto dove voi avete imboccato la strada sbagliata. Bisogna tornare alle basi principali della vita, senza sporcare l'acqua. Che razza di mondo è questo? Se è un pazzo che vi dice che dovete vergognarvi. Adesso musica. Musica, musica. Questo l'ho dimenticato. Oh madre, l'aria è quella cosa leggera che ti gira intorno alla testa e diventa più chiara quando ridi. La musica non funziona! Aiutatemi!